Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Come mi è capitato già altre volte di sottolineare, l'Accademia delle Scienze ritiene una delle sue funzioni fondamentali quella di preservare la memoria storica, cosa che a volte di questi tempi rischia di essere dissipata. Per questo vengono prescelti alcuni anniversari di eventi o di uomini e di donne che meritino la nostra riflessione. Oggi ricordiamo i 60 anni dalla pubblicazione del Gattopardo nel 1958. In realtà c'è un altro quasi sessantennio da ricordare, è un sessantunennio, che è la morte di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che avvenne l'anno precedente, il 1957. Quindi Lampedusa non ebbe la soddisfazione di vedere pubblicato il suo romanzo l'anno dopo, nel 58. Anzi, ebbe in qualche modo l'amarezza di vederlo rifiutato, e rifiutato anche da editori importanti e soprattutto ad opera di un altro illustre scrittore, che è Elio Vittorini. Cose che capitano. Siamo a Torino e a Torino ricordiamo sempre il caso di Se questo è un uomo di Primo Levi, che fu rifiutato da Einaudi, anche qui per mano di illustri scrittori, di illustri colleghi scrittori. La fortuna successiva di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e in particolare del Gattopardo, ha fatto piena giustizia di questo torto iniziale. Il Gattopardo ha avuto una grandissima fortuna, complice anche ovviamente la traduzione cinematografica di Visconti del 63, se non vado errato. Tra l'altro, a mio giudizio, uno dei pochi casi in cui la riproduzione cinematografica si è portata in altro ambito artistico allo stesso livello del modello cui si era ispirata. Quindi il Gattopardo sicuramente non ha bisogno del nostro ricordo, della nostra commemorazione oggi, per in qualche modo rimediare a quella ingiustizia originaria. Però ci fa piacere ricordarlo, ci fa piacere riparlarne, soprattutto perché vedo che ci sono molti giovani in sala, e di questo ringrazio soprattutto colui che è stato l'anima di questa iniziativa, cioè il socio Arnaldo Di Benedetto, al quale do la parola per introdurre i nostri lavori. Grazie. Grazie al collega Mori per le gentili parole, grazie anche al pubblico che vedo ben numeroso. Devo dire non mi aspettavo di trovare la sala piena, ma anche se naturalmente il Gattopardo è opera famosissima, ma sono contento che abbia anche incuriosito così tanta gente, quindi grazie anche a tutti i presenti, oltre ai relatori. E tra i relatori faccio subito il nome di Cutinelli Rendina, che viene, pensate, da Strasburgo. Inutile che stia a ricordare cosa è successo a Strasburgo, quindi lo saluto con molto calore e molto affetto per la sua presenza. Ecco. Allora, l'11
L'11 novembre, appunto, come è stato ricordato, 1958, fu pubblicata con una tiratura di 3.000 copie la prima edizione del Gattopardo. L'autore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, morto nel luglio dell'anno precedente, era del tutto sconosciuto. Lampedusa, chi era costui? Con queste parole iniziò la recensione pubblicata da Eugenio Montale nel Nuovo Corriere della Sera il 12 dicembre dello stesso anno. Nuovo Corriere della Sera perché dal dopoguerra il Corriere della Sera si chiamò fin verso il 59, mi pare metà del 59, si chiamò Nuovo Corriere della Sera. Ho detto Tomasi di Lampedusa era uno sconosciuto, anche se entro certi ambienti, ma molto particolari, era già un nome. Ricordo che il suo nome compare nei diari di Bernard Berenson, che fu anche suo ospite nel corso di qualche viaggio in Sicilia, i viaggi che faceva Berenson per andare a controllare, eccetera, eccetera, opere d'arte e via dicendo. E ci sono parole molto gentili proprio piene di rispetto nei confronti di Tomasi Lampedusa da parte di Berenson, elegante, colto, eccetera, lo definisce. La casa editrice dell'opera, la Feltrinelli, nata pochi anni prima, era già una delle maggiori tra quelle italiane. E per di più godeva allora dell'immenso successo del Dottor Givago, pubblicato per la prima volta in italiano nel 1957, quindi l'anno precedente. La cura del Gattopardo era inoltre affidata a Giorgio Bassani, uno dei più apprezzati e noti scrittori italiani di quegli anni. A Bassani il testo era stato trasmesso da Elena Croce, una delle figlie di Benedetto Croce. Il successo fu immediato. Pochi giorni dopo l'uscita, il 26 novembre, quindi un paio di settimane dopo, esce già la recensione di Carlo Bo sulla stampa ed è una recensione estremamente favorevole. Nella citata recensione anche Montale, il quale aveva conosciuto, lui stesso lo ricorda, a San Pellegrino Terme nel 1954, Tomasi di Lampedusa come semplice accompagnatore del poeta Lucio Piccolo, Montale dunque si pronunciò anche lui molto positivamente. Il bellissimo libro lo definì, anche se probabilmente il bellissimo libro non aveva avuto dallo scrittore le ultime cure, il che è vero. Un libro dall'architettura, dice Montale, che gli americani direbbero gingerbread, bislacca, cioè un libro di sorprendente unità spirituale. Il complesso articolo di Montale si chiudeva con queste parole. È un peccato che un breve riassunto, quello fatto da lui, non possa suggerire le qualità più alte di Lampedusa, artista e moralista. La sua virtù di pittore di paesaggio e di interni, il suo dono di far vivere una folla di figure che sono troppo vere per essere semplicemente veriste. A lettura finita ricordiamo tutto del Gattopardo e siamo certi che prima o poi vorremmo rileggerlo da capo a fondo e ci chiediamo di quanti libri dell'ultimo decennio si possa dire altrettanto. E di Lampedusa Montale tornò a occuparsi successivamente, recensendo nel 1961 i racconti e con un articolo su Lampedusa e Verdi del 1963, toccando un tasto appunto che riguardava bene Lampedusa, insomma l'antipatia di Lampedusa per l'opera italiana dell'Ottocento. Alla fine del 1958 fu pubblicata una nuova tiratura del romanzo di 4.000 copie che si esaurì in pochi giorni.
nel febbraio del 1959, Geno Pampaloni pubblicò una lunga e importante recensione, un vero saggio su comunità. Dello stesso anno è un articolo della scrittrice Anna Banti, uscito su Paragone Letteratura. Anche autorevoli accademici come Giuseppe De Robertis, Luigi Blasucci e Luigi Russo si pronunciarono favorevolmente. Nacque nel giro di pochi mesi, prima in Italia e poi in Europa, il caso Lampedusa, variamente motivato. Il libro non fu solo apprezzato, fu anche attaccato in Italia da cattolici e da marxisti. I primi non potevano accettarne il pessimismo senza via d'uscita e senza speranza, parole del gesuita Giuseppe De Rosa sulla civiltà cattolica. I secondi, i marxisti, non potevano accettare il carattere politicamente così giudicato antiprogressista. Elio Vittorini, Franco Fortini, Alberto Moravia furono tra quanti lo rifiutarono in quanto libro di destra. Leonardo Sciascia, in un articolo pubblicato sull'Ora di Palermo nel gennaio 1959, accusò Lampedusa di raffinato qualunquismo, ma Sciascia ebbe poi modo di ricredersi. Dello stesso anno è la forte stroncatura di Rino Dal Sasso, pubblicata su Rinascita, la rivista del Partito Comunista. Si aggiunga che alla fine degli anni 50 cominciava a tirare aria in Italia di neo-avanguardia. Nel 1956 fu fondata la rivista Il Verri, diretta da Luciano Anceschi. Mi si permetta di ricordare che proprio in quel periodo Anceschi mi raccomandava la lettura dei poeti americani, in particolare di Ezra Pound, che in effetti fu poi un punto di riferimento dei neo-avanguardisti italiani. Se uno dei principali narratori neorealisti, Vasco Pratolini, sentenziò, in linea con Vittorini, che il Gattopardo riportava gli italiani indietro di 60 anni, alcuni dei protagonisti del futuro libro manifesto I Novissimi del 1961 e poi del Gruppo 63 lamentavano che il libro di Lampedusa fosse insieme politicamente conservatore e formalmente antisperimentale. Nel 1959 fu pubblicata la traduzione francese del Gattopardo, alla quale seguirono a ruota nello stesso anno quella inglese e quella tedesca. Una svolta importante si dovette a Luis Aragon, poeta surrealista e autorevole militante nel Partito Comunista Francese. Aragon intervenne a due riprese sulle Lettres Françaises del 23 dicembre 1959 e del 18 febbraio 1960, rimproverando tra l'altro ai comunisti italiani e a Moravia l'incomprensione della grandezza del libro. Il secondo articolo fu pubblicato in versione italiana nel mese successivo su Rinascita. Anche Gheorghe Lukács, il critico e filosofo che è punto di riferimento della cultura marxista italiana e non solo italiana, anche Lukács dunque espresse un giudizio positivo sul Gattopardo nella prefazione scritta nel 1960 all'edizione inglese del suo trattato sul romanzo storico, prefazione ripubblicata in traduzione italiana sull'Europa letteraria nel 1963. In Unione Sovietica, dopo il grave incidente del dottor Zhivago, non si voleva che si creasse un nuovo e in parte analogo caso letterario. Decisivi furono gli articoli appunto di Aragon. A questo punto lo stesso Palmiro Togliatti, dopo essersi espresso in precedenza sprezzantemente sul romanzo, affidò a Mario Alicata, a sua volta già stroncatore del libro nel 1959 sul Contemporaneo, gli affidò dunque il compito di scrivere la prefazione all'edizione russa
del Gattopardo, siamo nel 1961. Ancora in Italia, più tardi, il comparatista Giuseppe Paolo Samonà, aristocratico siciliano e comunista convinto ma non ortodosso, pubblicò un libro che resta tra le voci più illuminanti della critica lampedusiana, Il Gattopardo, i racconti Lampedusa, del 1974. In Inghilterra vanno ricordati almeno il critico Frank Kermode, che nel 1960 recensì insieme la nuova edizione dei Padri, I Padri, il bel romanzo di Alan Tate, famoso poeta e importante poeta americano, accademico americano e anche autore di quest'unico romanzo, I Padri. Recensì dunque insieme I Padri di Alan Tate e la traduzione inglese del Gattopardo. E va citato sempre in Inghilterra il romanziere Edward Morgan Forster, il quale, l'autore di Passaggio in India, di Camera con vista, il quale a sua volta recensì il Gattopardo sullo Spectator del 13 maggio 1960 e qualche anno dopo scrisse la prefazione alla traduzione inglese dei racconti. Nell'articolo dello Spectator Forster tra l'altro negava che il Gattopardo fosse un romanzo storico. Non è un romanzo storico, è un romanzo che ha un suo svolgimento in un contesto storico, ma non è un vero romanzo storico. Lukács invece lo giudicò un romanzo storico soprattutto per le sue due prime parti. È anche vero che il 2 gennaio 1957 lo stesso Tomasi di Lampedusa aveva scritto all'amico Guido Laiolo: «Non vorrei che tu credessi che è un romanzo storico, non si vedono né Garibaldi né altri, l'ambiente solo è del 1860». Si discusse dunque se fosse o non fosse un romanzo storico e si pervenne al compromesso riassumibile nel titolo del libro di Francesco Orlando, L'intimità e la storia, lettura del Gattopardo, libro del 98, L'intimità e la storia, che l'insieme, la psicologia, romanzo psicologico insieme e romanzo storico. Nella premessa, Forster, nella premessa ai racconti, Forster fa anche un accostamento interessante del racconto di Lampedusa, La Sirena, che allora era conosciuto col titolo Ligea, del racconto di Lampedusa e La Sirena, fa un accostamento al proprio racconto Storia di una sirena, che è ambientato anche questo, anche il racconto di Forster è ambientato in Sicilia, anche lì si parla di un giovane che dopo questa esperienza con la sirena non riesce più a trovarsi nella realtà umana, eccetera, un po' come succede al professor Lacciura nel racconto della sirena, insomma. Forster appunto sottolineò finemente affinità e differenze dei due testi e va detto che di Forster Lampedusa nelle sue lezioni di letteratura inglese dà un giudizio estremamente positivo e dice anzi che meriterebbe ben più del paio di paginette che dedica lui nelle sue lezioni. Non intendo comunque abbozzare una storia della critica lampedusiana. La fortuna del Gattopardo portò al film di Visconti del 63, giudicato da Moravia, nonostante i suoi limiti, superiore al romanzo, e all'opera lirica anche di Angelo Musco, figlio del famoso attore, tale stesso nome e cognome uguale. L'opera lirica di Angelo Musco del 1967 con libretto di Luigi Squarzina. Roberto Andò diresse il film biografico Il manoscritto del principe del 2000, di questi ci parleranno qui i relatori. Insomma, per riprendere il titolo di un convegno sul Gattopardo organizzato a Bonn nel 1996, fu un bestseller zum Klassiker der Moderne. Da bestseller
a classico della modernità. E ben pochi sono oggi i persistenti negatori della classicità dell'opera. Sono entrate ampiamente nell'uso le parole gattopardismo, gattopardesco. L'aggettivo gattopardesco è presente già nel romanzo, a dire il vero, ma con un senso diverso. E anche la parola gattopardo come metafora, nel senso di chi si adatta a novità politiche e sociali per mantenere i propri anteriori privilegi, sono parole del dizionario di De Mauro. Alla base di tali usi è naturalmente la frase di Tancredi: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, poco oltre ripetuta con consenso dal principe. E alla fine della stessa parte prima, al principe Garibaldi sembra una semplice pedina, quasi un'ingenua pedina di forze prima di forze più grandi di lui e conservatrici. Però, più avanti, nella parte settima, verso la fine del romanzo, Don Fabrizio si corregge. Lui stesso aveva detto che i Salina, scrive il romanziere, lui stesso aveva detto che i Salina sarebbero rimasti Salina. Aveva avuto torto. L'ultimo era lui. Quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano, aveva dopo tutto vinto. Si è detto e ripetuto da alcuni che la tesi del libro è la stessa espressa da Consalvo alla fine dei Viceré di Federico De Roberto. No, la nostra razza, dice Consalvo, non è degenerata, è sempre la stessa. Ma è proprio ciò che viene negato nel Gattopardo. Grazie ad Arnaldo Di Benedetto per questa introduzione molto puntuale, molto precisa, che direi anche un valore teorico importante, perché ci mostra come spesso anche le opere più importanti al loro inizio debbano soffrire di giudizi che non investono soltanto il loro valore letterario, il loro valore artistico, ma che sono in qualche modo inficiati da valutazioni di tipo ideologico, di tipo politico. Tra l'altro, per la cronaca, è stato citato due volte dottor Givago di Pasternak. Dottor Givago è un'altra delle vittime che cadono sotto la mannaia di Elio Vittorini. La terza è il tamburo di latta di Günter Grass. Questo appunto per ribadire un po' il concetto. Quindi spesso la fortuna a volte viene più dall'estero che in patria, e per dimostrare questo adesso sentiamo la relazione della professoressa Chiara Sandrin dell'Università di Torino. Allora, la parola alla professoressa Chiara Sandrin dell'Università di Torino. Ricordo solo che ha studiato a Roma e a Tubinga, studiosa tra l'altro del romanticismo, dell'idealismo tedeschi, studiosa di Kafka, di Musil, di Thomas Mann, di Georg Trakl, di Rilke, di Paul Celan. Insomma, c'è quanto basta. Il titolo della sua relazione è Der Leopard, der Gattopardo, nulla di esplicito, la ricezione tedesca del romanzo di Tomasi di Lampedusa. Grazie. Il rapporto tra Tomasi di Lampedusa e le regioni di lingua tedesca, compresa la Svizzera tedesca, è tutt'altro che esaurito, è molto in movimento. Vorrei affrontare questo argomento a partire dalla traduzione, o meglio dalle traduzioni del Gattopardo. La prima traduzione, il Gattopardo è stato tradotto la prima volta nel 1959, quindi immediatamente dopo la sua pubblicazione ha avuto un enorme successo di pubblico. La casa editrice è il Pipa Verlag, che grazie all'enorme successo di questo romanzo è diventata poi
poi successivamente, dopo che il successo è stato ancora aumentato grazie al film di Visconti, è diventato il punto di riferimento, l'intermediario della cultura italiana in terra tedesca. La traduttrice di questa prima edizione tedesca è Charlotte Birnbaum, una traduttrice molto sensibile, molto attenta, sontuosa nella resa della lingua, delle metafore preziose, per cui la sua traduzione è stata salutata a lungo come la migliore possibile, qualunque altro tentativo sarebbe stato destinato a morire sul nascere. Questo lo ribadiva nel convegno citato poco fa dal professor Di Benedetto Willy Hirt, che nel quel convegno, nel centenario della nascita di Tomasi di Lampedusa, un convegno italo-tedesco, parlava appunto della ricezione tedesca in quell'epoca. E appunto aveva concluso il suo intervento dichiarando impossibile una nuova traduzione, cioè il Gattopardo tedesco era il Gattopardo e Der Leopard della Charlotte Birnbaum. Lo stesso Willy Hirt, che in quel suo intervento lamentava la discrepanza tra il grande successo di pubblico del romanzo e la poca scarsa attenzione da parte dell'Accademia, degli accademici. Il Gattopardo infatti in quel momento non godeva dell'attenzione degli accademici, e questo Willy Hirt lo confrontava invece con il grande successo, e lui evidentemente esprimeva anche dubbi in proposito, che invece aveva avuto Il nome della rosa di Umberto Eco, che era stato immediatamente celebrato a livello accademico come un testo di grande importanza. Attribuiva Willy Hirt questa scarsa attenzione degli studiosi al momento particolare in cui il Gattopardo era stato pubblicato in Germania, un momento in cui gli accademici erano più attenti a forme sperimentali, più nuove rispetto alla forma in cui il romanzo di Lampedusa si presentava. Questo lo stesso Willy Hirt lo attribuiva anche appunto il convegno si intitolava, come ricordava il professore poco fa, Vom Bestseller zum Klassiker der Moderne, cioè da bestseller a classico della modernità, e proprio veniva celebrato questo carattere classico del romanzo. E Willy Hirt attribuiva anche questo accostamento, questa impossibilità di interpretazione, proprio al fatto che Charlotte Birnbaum avesse tradotto immediatamente prima del Gattopardo Le confessioni di Ippolito Nievo, e che proprio anche l'argomento e lo stile antiquato, formalmente antiquato del testo di Ippolito Nievo avesse in qualche modo anche influenzato la traduzione del Gattopardo, che in questo modo si presentava in quella veste più tendente quindi a un classicismo addirittura tardo settecentesco o ottocentesco che non a questo classicismo moderno e quindi comunque quello era, secondo Willy Hirt, il Gattopardo tedesco, faceva parte secondo lui proprio del carattere classico di questo romanzo la veste in cui la Charlotte Birnbaum aveva presentato il romanzo, quindi insuperabile la sua traduzione. Invece nel 2004, in seguito alla pubblicazione da presso Feltrinelli di un'edizione del romanzo con l'aggiunta di
brani di cui poi è discutibile quanto fossero veramente essenziali, sulla base appunto di questa nuova edizione di Feltrinelli del 2002 è stata condotta un'altra traduzione a cura di Giovanna Weckerlin Induni, una traduttrice di famiglia italiana cresciuta a Zurigo, che ha offerto al pubblico tedesco una traduzione decisamente, non voglio dire né migliore né peggiore, ma diversa. Il Gattopardo della nuova edizione è molto più snello, quasi più breve, più sintetico, le metafore sono rese in modo più sbrigativo, diciamo, quindi la sontuosità della lingua di Charlotte Birnbaum cede a una invece una sorta di precipitazione a volte. E il primo carattere, la prima trasformazione, la più evidente, è il titolo. Non più Der Leopard, ma Der Gattopardo. Accogliendo così una questione molto dibattuta su questo titolo, anche Vitello aveva osservato quanto le traduzioni non cogliessero il senso di questa che lui chiamava la prima metafora della la prima grande metafora, cito Vitello, la difficoltà di tradurre. Osserva come le traduzioni non hanno reso il senso dell'ironia racchiusa nella metamorfosi araldico-letteraria che trasforma il leopardo del Tomasi nel Gattopardo dei Salina, cioè in un leopardo di formato ridotto, molto più piccolo. Ecco, nella nuova traduzione si vuole cogliere con questa trasformazione del titolo Dea Gattopardo. Dea Gattopardo è molto, molto strano, come, perché in realtà la traduzione tedesca di questo animale sarebbe di Pardel Katze, perché gatto in tedesco è femminile, ma naturalmente mettere un femminile nel titolo sarebbe stato molto fuorviante, quindi si è scelto questo titolo interpretando Gattopardo come nome proprio, come si sono tradotti di Malavoglia, per dire, quindi è il nome proprio. E su questo, insomma, adesso non ho, mi fermo qui, insomma, con queste osservazioni. Sono molte le differenze di questa nuova edizione, tutto si è molto abbreviato, la celeberrima sentenza di Tancredi, se vogliamo che tutto resti com'è, bisogna che tutto cambi, diventa in tedesco qualcosa di molto più neutrale, perché non è più se vogliamo, ma se tutto deve restare com'è. Bisogna che tutto cambi, quindi si toglie questo intervento del soggetto, di questo noi, e diventa wenn alles bleiben soll wie es ist, muss sich alles ändern, quindi tutto deve e quindi questo cambiamento diventa qualcosa di più astratto, slegato da un intervento di un soggetto anche politico. Non solo questo, certo, alcune cose sono più trascurabili. Comunque, insomma, per farla breve, questa nuova traduzione ha suscitato parecchie perplessità, tanto che nel settembre di quest'anno, forse quello che è considerato attualmente il più importante traduttore dall'italiano, si chiama Burkhard Kröber, è il traduttore di
Umberto Eco e di Calvino, è il traduttore di una nuova edizione dei Promessi Sposi e delle Operette Morali di Leopardi, di una nuova edizione, è il più importante. Burkhard Kröber già nel 2013 era professore alla Ludwig Maximilian dall'Università di Monaco, in un seminario aveva espresso forti perplessità sulla nuova traduzione del Gattopardo e ha annunciato nel settembre di quest'anno in siti specializzati che aveva pronta una nuova traduzione del Gattopardo e che si riprometteva di presentarla non appena scaduti i diritti. Piper Verlag, che ha pubblicato tra l'altro anche naturalmente la seconda edizione, ha i diritti esclusivi, scaduti questi diritti gli fosse concesso di presentare un'altra, che finalmente è un lungo intervento molto articolato questo, di questo nuovo traduttore, perché è ora, dice, di dare a questo testo che lui giudica di fondamentale importanza, al pari dei più grandi narratori del primo Novecento, è ora, dice Burkhard Kröber, di presentare anche al pubblico tedesco in una traduzione il più possibile fedele alla grandezza, alla statura di questo scrittore, e al pubblico, insomma, di presentarlo in questa veste. E quindi annunciato questa traduzione che è già pronta, lui l'ha già. Intervento pubblico, Piper Verlag ha risposto che l'anno prossimo, 2019, sarà pubblicata la nuova terza traduzione del romanzo, che questa volta tornerà al titolo precedente, di Leopard, perché secondo, adesso non ho tempo di leggere tutti i motivi, ma secondo questo traduttore, Burkhard Kröber, non si tratta appunto di un altro animale, ma si tratta del Gattopardo, e nel dialetto siciliano, Gattopardo o Attupardo, dice lui, con studi che ha condotto sull'argomento, e che quindi è il Gattopardo, è quello che poi in tutto il mondo è noto attraverso il film di Visconti, come il Leopard, come è tradotto anche in inglese, insomma è il Leopardo, e quindi anche perché insomma nel romanzo Don Fabrizio non si presenta certo come un felino di rango inferiore, no, è il leone, è il quindi appunto tutto è ancora molto in movimento. Adesso lascio da parte, adesso non so quanto, mezz'ora e quindi ho ancora qualche minuto. Sì. Cinque minuti per dire che oltre alle traduzioni è l'aspetto biografico molto importante per la ricezione in ambito tedesco, perché naturalmente la moglie di Tomasi, Alexander Wolf Stomasi, naturalmente offre al pubblico tedesco la possibilità di accostarsi anche sul piano biografico, no? Con questa vicinanza, il Baltico l'eredità, la tradizione in cui anche Alexandra Wolf Stomasi, i soggiorni nel castello di Stomasi, e insomma questo aspetto è particolarmente interessante per il pubblico tedesco, per i lettori tedeschi, e a questo proposito quindi l'aspetto biografico è anche in epoca relativamente recente, siamo negli primi anni 10 di questo secolo,
è comparso una biografia, la prima biografia di Tomasi di Lampedusa in tedesco, Jochen Trebesch l'ha scritta. E Jochen Trebesch non è un letterato di formazione, di professore, è uno storico e un diplomatico, è un ex diplomatico che ha vissuto e vive tra Roma e Berlino, ma è stato ambasciatore anche a Riga e quindi ha avuto accesso anche all'archivio di Stato di Riga, dove sono conservate, dove è conservata parte del carteggio ancora inedito di, tra Alexandra e Tomasi di Lampedusa, e quindi ha dedicato gran parte di questa biografia a questo carteggio, con rivelazioni anche relativamente a questo rapporto particolarmente interessanti. Sulla base di questa biografia e di queste nuove scoperte, nuove pubblicazioni, è in preparazione, l'anno prossimo probabilmente uscirà un film documentario che si intitola Die Geburt des Leoparden, cioè la nascita del gatto pardo, come da un grande amore è nato un capolavoro della letteratura mondiale, sulla base appunto anche proprio di questo carteggio, sulla base di per il Kickfilm di Monaco di Baviera, con l'intervento di importanti reti televisive come ARD e ZDF, oltre che della regione Sicilia, presenterà questo documentario che si svolge tra la Sicilia e il Baltico, quindi unisce idealmente questi estremi geografici, e che racconterà questa, la storia soprattutto incentrata su Alexandra, sul suo Alessandra, sul suo ruolo nella composizione di questo romanzo. E quindi, se ho ancora un po' di tempo, se no mi fermo qui, vorrei fare un breve cenno, se possibile, a un ulteriore motivo di interesse da parte del pubblico tedesco. Quella mancanza di interesse degli accademici, insomma, degli scienziati della letteratura, in parte è stato colmato, insomma, il punto principale che si è voluto leggere, l'argomento principale che si è voluto mettere in evidenza è, se possibile, dato appunto che qui parliamo di uno scrittore poliglotta, quindi uno scrittore che ha con il resto del mondo letterario europeo una dimestichezza profonda, e forse in particolare con anche se parla pochissimo, mentre ci sono le lezioni della letteratura francese, le lezioni della letteratura inglese, poco o nulla, qualche citazione. Thomas Mann, di cui si parla tanto a proposito di possibili affinità, a proposito per esempio, insomma, di un accostamento dei Buddenbrock, no? Di questa decadenza della famiglia accostabile appunto alla storia dei Salina. Ecco, c'è poco o nulla. Thomas Mann, a quanto io sono riuscita a capire, viene citato un'unica volta a proposito di Venezia, quindi la morte, quindi sicuramente conosceva molto bene, ma ha quasi una sorta di Tomasi, una sorta di noncuranza, no? Come del resto poco o nulla cita della letteratura italiana. È come se non prendesse posizione riguardo a qualcosa che sente, di cui si sente parte, e io credo che sia effettivamente anche così, ma non tanto per influssi o per possibili ispirazioni, anche perché per esempio per i Buddenbrock, lo scrittore dei Buddenbrock è un Thomas Mann 25enne, non è possibile vedere
con lo stesso sguardo la decadenza di una di un'epoca o di una famiglia con lo sguardo di un ventenne, anche perché l'opera di Lampedusa, ed è questo che interessa soprattutto anche, è l'opera postuma, è un qualcosa che viene oltre la fine, qualcosa che viene, ed è proprio questo senso di fine, di conclusione di un'epoca che forse, sì, certamente è Thomas Mann, ma non il Thomas Mann dei Buddenbrook, piuttosto il Thomas Mann della Montagna Incantata, o ancora di più il Thomas Mann del Dr. Faustus. Cioè è appunto quello, il Dr. Faustus era il Parsifal, era chiamato, era il proprio Parsifal, quindi è il coronamento e la conclusione e il commiato. E vabbè, rubo ancora un minimo di tempo perché il legame probabilmente con la lingua, con la letteratura tedesca è lo scrittore che viene più preso in considerazione da Tomasi Lampedusa, cioè Shakespeare. Quando Tomasi Lampedusa presenta l'Amleto nelle lezioni di inglese, il primo autore a cui fa riferimento è Goethe, è l'interpretazione dell'Amleto da parte di Goethe. E l'Amleto da parte di Goethe è il principe figlio di re che non è capace di rispondere al compito cui il destino lo chiama. Leggo brevemente le parole che probabilmente Tomasi di Lampedusa ha scelto come parole chiave per interpretare il romanzo. Una grande azione imposta a un'anima che non ne è all'altezza. Un essere bello, puro, nobile, altamente morale, ma senza quella virile energia che fa l'eroe, soccombe sotto un peso che non può reportare né respingere. Si pretende da lui l'impossibile, non quello che è impossibile in sé, ma quello che è impossibile a lui. Non leggo tutto per mancanza di tempo, ma sono le parole che potremmo leggere in sottofondo come quella sorta di condanna che un intero popolo, il popolo siciliano, ma anche la casa, l'ultimo rappresentante di Casa Salina sente su di sé. Ed è forse questo spirito malinconico, amletico, quello che non viene colto da Goethe nel Wilhelmmeister, ma che, e qui veramente poi concludo, è quello che lo stesso Thomas Mann, ma non il Thomas Mann dei Buddenbrook, il Thomas Mann che nel 1923 in un discorso intitolato Geist und Wesen der Deutschen Republik, cioè spirito ed essenza della Repubblica Tedesca, vede come la più bella qualità dell'uomo tedesco, che è anche la sua qualità più famosa, l'interiorità, lo sprofondamento, una coscienza culturale individualistica, il senso rivolto alla cura, alla modellazione, all'approfondimento e al completamento del proprio io. Una sfera, direi, di cultura personale e di compiacimento per l'autobiografia e la confessione, una cultura in cui il mondo dell'obiettività, il mondo politico, viene inteso come profano e messo da parte con indifferenza, poiché in fondo, come dice Lutero, a quest'ordine esteriore non è affidato nulla. E poi nel 1944, quindi si sono consumate due grandi catastrofi, o quasi, in questo discorso e ancora più esplicitamente in un altro intervento del 1944 che si intitola Schicksal und Aufgabe, destino e compito, e Thomas Mann qui indica gli esiti di una paralizzante attenzione alla propria individualità e sottolinea le conseguenze, ancora di più i pericoli, di una reazione sconsiderata a questo modo di essere, di un agire che finisce per mostrarsi come il tradimento di quella fondamentale essenza di un popolo tatenlos und gedankenreich. Tatenlos vuol dire
senza azione e ricco di pensiero. E poi concludeva Thomas Mann questo discorso con una celebre equazione: Deutschland ist Hamlet, la Germania è Amleto. E quindi riprende esattamente quella formula su cui adesso purtroppo non posso soffermarmi di più, ma che in questa paralizzante, quasi accidiosa mancanza appunto di questa incapacità di azione che il Tomasi di Lampedusa vede come genius loci nel suo romanzo e in generale nell'isola a cui appartiene. Grazie. Grazie, molto interessante come ci ha detto, tre traduzioni in fondo in pochi anni dalla pubblicazione, credo che sia un caso unico, non so se c'è stato un altro caso tra scrittori novecenteschi che adesso sta per uscire la terza traduzione, dico dal 58, vabbè, interessante anche tutto questo.